Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, questo è Creativamente, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per realizzare insieme questa borsa dai toni molto solari, molto vivaci, un arancione e un color burro. La definizione proprio tecnica del colore del cordoncino Swan si chiama burro, con questo inserto a sacca formato dal fondo in similpelle e poi la parte superiore che ha la chiusura e il manico attaccato. E andiamo a lavorare questa borsa con un punto particolare che si chiama zampe d'uccello, proprio perché ha questi rilievi che voi vedete che io ho fatto col cambio colore, quindi che restano in contrasto più evidenti e sembrano proprio la zampettina di un piccolo uccellino. Quindi questo è il punto che andremo ad utilizzare, non è molto complicato e spero che vi piaccia. Se provate a realizzare questa borsa, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le mie cuncinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è del cordino Swan. Io lo utilizzo in due differenti colori. Uno è il color burro, che è quello più chiaro, uguale al colore dell'inserto, e l'altro è il color arancione. E poi vado ad utilizzare un inserto a sacca che è formato da questo fondo che vedete qui, più il sopra, che poi si andrà a cucire con tanto di manico di chiusura, e un uncinetto numero 3 con cui andremo a lavorare il tutto. Vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, come prima cosa prendiamo il nostro fondo, facciamo il cappio del nostro cordino sull'uncinetto. Io parto con il color burro perché voglio che i punti qui di attacco sul fondo restino colore su colore e non in contrasto con l'arancione che non mi piaceva tanto, quindi inizio usando questo colore qui. Giriamo il fondo dalla parte al rovescio, ci inseriamo in un punto qualsiasi del nostro fondo. E andiamo a fare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché puntiamo di nuovo nello stesso foro dove siamo già passati, quindi con l'uncinetto rientriamo nello stesso identico foro, agganciamo nuovamente il filo, usciamo, carichiamo il filo e chiudiamo facendo una maglia bassa. E così vedete che ne abbiamo fatte due all'interno dello stesso foro. Entriamo nel foro successivo, vedete di nuovo prendo il filo, esco e chiudo facendo una maglia bassa. Di nuovo ripeto la procedura nello stesso punto, quindi entro nuovamente nello stesso foro, aggancio il filo, esco e chiudo facendo una maglia bassa. Ancora entro nel foro successivo, aggancio il filo, esco e chiudo con una maglia bassa. Ripeto ancora una volta, sempre puntando nello stesso foro prima di passare al successivo, e devo continuare in questo modo per tutti i fori del nostro fondo. E così via. Una volta arrivati qui al fondo, mi inserisco nel primo punto che avevamo fatto qui a inizio giro e vado a chiudere con una maglia bassissima in modo da raccordare il giro. Adesso facciamo una catenella e voltiamo il lavoro in modo da trovarci a lavorare da fuori e non dall'interno della nostra borsa. E andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto, tranne nei quattro punti che compongono la curva, quindi 1, 2, 3 e 4, in questi quattro punti qua, dove andremo a fare un aumento per ogni punto. Ok? Quindi nei quattro punti della curva, 1, 2, 3, 4, questi quattro qua. Poi i quattro di qua, i quattro di qua, i quattro nell'altro angolo. Ok, quindi adesso partiamo facendo una maglia bassa nel primo punto, un'altra maglia bassa nel secondo punto, ancora proseguiamo lavorando le nostre maglie basse, ok?
che io lavoro normali e non prese in costa, perché tante di voi mi chiedono: ma il primo giro lo fai preso in costa? Io in questo momento qui, come in altri, non lo faccio preso in costa perché non ne sento l'esigenza, mi piace anche così. Ci sono poi lavorazioni dove effettivamente il primo giro fatto in costa sta molto meglio, soprattutto quando fate voi i fondi e non quando li comprate già fatti, ma appunto io in questo caso non lavoro in costa, ok? Non sto lavorando in costa. Così, adesso mi trovo nella curva, ci troviamo nei quattro punti famosi e allora iniziamo. Punto qui e lavoro la mia prima maglia bassa. Rientro, vedete, nello stesso identico punto e lavoro la mia seconda maglia bassa nello stesso punto, quindi il mio primo aumento. E ripeto questo procedimento per i seguenti tre punti. Quindi adesso di nuovo qui, una maglia bassa, rientro nello stesso punto e lavoro la seconda, ovvero il mio secondo aumento. Ancora. Voilà, e nello stesso punto un'altra. E ancora per l'ultima volta una maglia bassa e nello stesso punto l'ultimo aumento di questo angolo. Così, in questo modo. Questo è l'unico giro che faremo dove ci saranno gli aumenti. Poi non aumenteremo più per tutta la lavorazione della nostra borsa. Quindi adesso proseguo a lavorare le mie maglie basse, una per ogni punto sottostante. E qui siamo di nuovo in prossimità dei quattro punti famosi, quindi dobbiamo di nuovo andare a fare gli aumenti. Quindi lavoriamo due maglie basse per ogni punto. Vedete? Primo aumento. Adesso qui lavoro una maglia bassa, rientro nello stesso punto e lavoro il secondo aumento. E stessa cosa per i restanti due. Voilà, e abbiamo fatto gli aumenti anche in questo giro. Quindi adesso qui proseguiamo a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante fino ad arrivare qua, dove faremo di nuovo gli aumenti. È la stessa cosa, qui di nuovo un punto per ogni punto sottostante fino ad arrivare qui, dove faremo gli ultimi aumenti e poi ci raccorderemo solo più con le maglie basse. Ok? Quindi ripetiamo questo procedimento per tutto il giro. Allora, una volta terminato il giro, se avete utilizzato il mio stesso identico inserto e se avete fatto esattamente gli aumenti come ho fatto io, quindi 4 per ogni lato, dovreste ritrovarvi con un totale di 120 punti, che è un multiplo di 6, proprio perché il punto che andremo a realizzare tra poco è un multiplo di 6. Ok? Quindi adesso ho terminato il giro qui. Dobbiamo andare a lavorare altri 3 giri di maglia bassa senza più aumenti né niente, semplicemente andando a lavorare i punti così come si presentano per altri 3 giri. Ok, proseguiamo così per questi 3 giri di maglia bassa. Una volta realizzati anche tutti i nostri 4 giri di maglia bassa, stacchiamo il filo lasciando un pezzettino un po' lungo, così, e andiamo a cambiare colore prendendo il filato nuovo. Andiamo ad inserirci lavorando la prima maglia bassa con il filato dell'altro colore. E facciamo la nostra prima maglia bassa con appunto l'altro filato. Dopodiché andiamo nel punto a fianco e lavoriamo una nuova maglia bassa sempre con l'altro colore, in questo modo, vedete? Una volta lavorate le nostre due maglie basse, dobbiamo partire con il punto vero e proprio, ovvero adesso con l'uncinetto andiamo a puntare nel punto della seconda riga sotto alla maglia bassa che abbiamo appena realizzato, vedete?
Quindi seconda riga, una riga sotto, è più o meno in corrispondenza del punto che abbiamo appena realizzato, quindi io punterò qua. Agganciamo il filo, lo estraiamo in questo modo. Adesso andiamo una riga ancora sotto e ci spostiamo un po' più in diagonale, quindi non nel punto a fianco ma in quello dopo, però una riga sotto, nella terza riga, ed estraiamo il filo. Dopodiché torniamo su, quindi ci inseriamo qui nel punto a fianco ma della seconda riga, quindi un giro un po' più su. E vedete che adesso io sull'uncinetto ho 1, 2, 3, 4 gettati. Carico il filo e chiudo tutti i miei punti. E vedete che mi si crea questa specie di zampetta di uccellino. Infatti questo punto si chiama zampe d'uccello proprio perché ha questo motivo un po' ramificato. Adesso da qui in poi dovremo andare a lavorare 5 maglie basse nei seguenti 5 punti. Quindi torniamo al giro dove stavamo lavorando e andiamo a fare le nostre maglie basse. 2, 3, 4 e 5. In questo modo. E poi ripeteremo il motivo. Quindi adesso andiamo a puntare nella riga sotto all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato, in questo modo. Poi nella riga ancora più sotto, quindi nella terza, un po' più spostati, in questo modo qui, e poi di nuovo saliamo nella seconda. Ops. Ecco qua. Carichiamo di nuovo, mi piace così, poi nella riga sotto e di nuovo qui. Quando abbiamo di nuovo tutti i nostri quattro gettati sull'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo il tutto. E vedete che si è formata un'altra zampetta. Adesso di nuovo 5 maglie basse nei successivi 5 punti, quindi una, due, tre, quattro e 5. Vedete? E poi ripetiamo ancora una volta insieme il motivo. Quindi mi inserisco nella seconda riga sotto al punto che ho appena lavorato. Nella terza riga un punto più spostato avanti, così, e di nuovo nella seconda riga un punto sempre più spostato avanti, ma di nuovo della seconda riga. Così. Tiriamo su tutti e quattro i nostri fili, li chiudiamo assieme e voilà, ecco qui che abbiamo realizzato anche la nostra terza zampetta. Adesso di nuovo 5 maglie basse nei successivi 5 punti e poi continuiamo il motivo. Allora, guardate, ho terminato il giro a zampette di gallina, questo è il risultato finale e adesso, sempre con questo filato, andiamo a lavorare 4 giri di maglia bassa. Ok? Quindi senza più né aumenti né diminuzioni né niente, andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto del giro sottostante. Vedete, in questo modo qua sto facendo un punto basso per ogni punto e dobbiamo lavorare altri 4 giri in questo modo, con questo colore. Quando avremo realizzato i nostri 4 giri, di nuovo taglieremo il filo, riprenderemo quel colore chiaro e andremo di nuovo a fare come prima cosa un giro a punto di zampe di gallina.
Dopo andremo di nuovo a lavorare i nostri quattro giri di maglia bassa. Poi cambieremo di nuovo colore, riprenderemo l'arancio e così via, alternando per tutta la lavorazione della nostra borsa, che comunque, come potete vedere, non è molto difficile perché a parte questo giro qui è un po' più elaborato, il resto sono tutte maglie basse. Ok, quindi una difficoltà non molto elevata, a parte, ripeto, questo giro qui che magari ci vuole un attimo prima che uno prenda l'avvio, ma è comunque sempre molto semplice perché con l'uncinetto si va semplicemente a puntare nei giri sottostanti. Quindi ve lo ricordo ancora una volta, qui puntate nella seconda riga sotto il punto che avete appena lavorato maglia bassa, poi vi spostate di una riga e di un punto sotto e poi di nuovo vi spostate di una riga più in su e di un punto più in là. Il tutto chiuso e vale sempre solo un punto, ok? Questo motivo converge poi in un unico punto. Dopodiché fate le 5 maglie basse e così via. Per tutta l'altezza che vogliamo della nostra borsa, quindi io vado avanti e poi vi farò vedere di nuovo fra un po'. Allora, guardate, ho terminato di realizzare il mio corpo borsa alternando i due colori come vi facevo vedere prima e per un totale di 20 cm di altezza del mio corpo borsa è un alternarsi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi, ok? Quindi 7 diverse righe. Adesso che abbiamo ottenuto questo bel quadrato, non ci resta che andare a cucirci la parte superiore dell'inserto e a terminare in questo modo la nostra borsa. Quindi, per prima cosa dobbiamo andargli a stringere i laterali che devono rientrare esattamente come il nostro inserto. Quindi andiamo a modellarli in modo che assumano già la forma della nostra sacca, ok? Che se noi proviamo ad inserirci il nostro inserto sopra, vediamo che più o meno deve avere la stessa misura, ok? Quindi misurate, vedete che qua davanti combaciano gli angoli. Dopodiché ci serve una gotila fettuccia con del cordino Swan, io andrò ad utilizzare il panna, dove dobbiamo tagliare una bella gugliata e inserirla nel nostro ago. Allora, adesso una volta che avete la vostra gugliata, scusatemi, al fondo gli ho fatto un bel nodino. E andiamo a inserirci all'interno della nostra borsa passando attraverso due punti almeno per fissare bene il nostro nodo. Scusatemi se mi vedete con le giacche a vento e io sto facendo una borsa estiva, ma siamo a gennaio, se è fine gennaio adesso che io sto girando questo tutorial e sono in una stanza senza riscaldamento, quindi abbiate pazienza, ma fa veramente freddo. Quindi passo ancora una volta per fissare molto bene il mio nodino. Voilà. Quindi con l'ago vado a inserirmi nel foro, vado prima di tutto a passare attraverso qui la parte lavorata del mio corpo borsa e poi mi inserisco nel foro più vicino, che è il secondo nel mio caso, questo qua. Esco con l'ago e tiro in questo modo. Dopodiché mi inserisco nel foro successivo, sempre nella parte lavorata all'uncinetto e fuoriesco con l'ago dall'altra parte. Vedete che il mio ago è qui. E di nuovo tiro. Dopodiché passo nel foro successivo, prendendo sempre assieme il corpo borsa, ok? Quindi dobbiamo passare attraverso il nostro corpo borsa con l'ago. Voilà, adesso di nuovo entro nel foro successivo e passo all'interno, vedete di nuovo che fuoriesco da qua e tiro.
Allora, ne ho fissato un pezzo perché mi stasse fermo l'inserto per potervi far vedere meglio. Quindi riprendiamo con il nostro filo, passiamo attraverso un foro, vedete, poi attraverso quello successivo e usciamo dall'interno della nostra borsa. Così. Dopodiché, di nuovo dall'interno, invece, usciamo attraverso il foro successivo. Di nuovo passo attraverso il foro ed esco dall'interno della mia borsa. Ancora, invece, stavolta dall'interno, esco verso l'esterno. Vedete che mi si creano tutti questi punti. E dobbiamo proseguire così fino ad aver attaccato tutto il nostro inserto. Allora, una volta fatto tutto il primo giro di cucitura, che è forse il più complicato perché l'inserto non ci sta fermo, perché dobbiamo cucirlo esattamente nella posizione corretta senza che la borsa si sfasi e via dicendo, dobbiamo andare a fare il secondo giro dove andiamo a riempire i punti mancanti, ok? Perché prima abbiamo lavorato in questo modo così a punti alternati, adesso passiamo di nuovo all'interno di tutti i fori. Quindi vedete, così, e poi passo qui e vado a riempire i buchi di dove prima avevo, diciamo, saltato, che poi non era saltato, però vado a cucire anche per non lasciare spazi vuoti e per rendere maggiormente sicuro il nostro inserto, no? Perché poi qui è dove c'è il manico, dove la borsa fa forza, e quindi dobbiamo essere sicuri anche che non si scuccia. Quindi vedete che passo di nuovo all'interno di tutti i fori. Vedete che ripasso e vado a ricucire in tutti i fori, in tutti gli spazi liberi dei nostri fori.
in questo modo e devo proseguire per tutto l'inserto. Allora, guardate, ho terminato di attaccare anche la parte superiore dell'inserto e questo è il risultato finale. Io devo dire che sono veramente molto molto soddisfatta, perché è una sacca estiva dai colori molto caldi, l'arancione, che quest'anno vanno anche molto di moda, questi colori un po' aranciati, rosati, e l'effetto anche del punto e delle righe mi piace veramente tanto, il contrasto e tutto, quindi sono veramente soddisfatta della borsa che è uscita. Spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarla, vi aspetto le foto dei vostri progetti sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao.